Benvenuti a tutti in Logistics and Analytics Italia. Nel video di oggi ci occuperemo del baricentro di un triangolo. Facciamoci aiutare da Wikipedia che dice il baricentro di un triangolo è il punto di intersezione delle sue mediane, cioè dei segmenti che uniscono ciascun vertice con il punto medio del lato opposto. Quello che bisogna fare è fare il punto medio di ogni lato e collegarlo con il vertice opposto. Facciamolo subito con GeoGebra. Chiediamo a GeoGebra di togliere gli assi cartesiani che non ci interessano e diciamogli di utilizzare l'opzione vincola la griglia. Con il pannello poligono scegliamo la voce poligono e costruiamo un triangolo. Facciamo ad esempio un triangolo qualsiasi acutangolo. Cliccando tre volte vedete che viene un triangolo acutangolo. Tentiamo di farlo non, lo voglio fare non isoscele perché dopo vedremo con dei colori un effetto carino che si può fare, vediamo, sicuramente non isoscele, questo è non isoscele. Allora, per fare il punto medio di un lato è sufficiente andare nel pannello punto e scegliere la voce punto medio centro, poi si clicca in un punto qualsiasi del lato e automaticamente GeoGebra crea i punti medi, vedete D e poi nel lato C, F. Rimettiamo a posto le etichette come al solito perché GeoGebra non le sistema per bene. Quindi siamo andati nel pannello punto e abbiamo scelto la voce punto medio per fare i punti medi. Adesso è sufficiente andare nel pannello retta, scegliere retta e collegare ogni punto medio del lato con il suo vertice opposto e fare clic. Clic sul punto medio, clic sul vertice opposto, clic sul punto medio, clic sul vertice opposto. Come vedete, queste tre mediane si intersecano in un punto che costituisce appunto il baricentro. Per poter esplicitare questo punto, in GeoGebra si va nel pannello punto e si sceglie la voce intersezione. Poi si sceglie una mediana, se ne sceglie un'altra e automaticamente viene creato questo punto. Per rendere meno confusa la figura, possiamo, per esempio, adesso che abbiamo usato le mediane per creare il baricentro, possiamo cliccando sui puntolini, sui segni di spunta, toglierne la visualizzazione e vedere soltanto il baricentro. Facciamo tasto destro, facciamo proprietà e noi lo ingrandiamo per renderci conto un pochino meglio di che cosa si tratta e possiamo anche cambiare il nome e chiamarlo baricentro, così è anche un pochino più chiaro. Eccolo qua, baricentro. Adesso vediamo se lo riesco a spostare. Benissimo, facciamo una cosa carina. Vediamo cosa succede se facciamo ruotare il triangolo intorno al suo baricentro. Che cosa descrivono i suoi vertici? Perché in GeoGebra si può dire ai vertici di lasciare una traccia colorata. Quindi facciamo tasto destro, proprietà. Al vertice A gli cambiamo colore e gli diamo un colore, ad esempio arancione, e gli diamo uno stile 7. Al vertice B facciamo tasto destro, proprietà, gli diamo un colore, inventiamoci un colore verde e gli diamo sempre stile dimensione del punto 7. Al vertice B facciamo proprietà, lasciamolo blu che ci va bene e aumentiamo la dimensione stile 7. Adesso dobbiamo fare tasto destro, lascia traccia attiva per consentire al punto di descrivere una traccia nel nostro foglio di lavoro. Tasto destro nel punto B, nel vertice B, lascia traccia attiva. Tasto destro nel vertice C, lascia traccia attiva. Togliamo il vincolo di modo che possano liberamente descrivere le tracce. Poi andiamo nel pannello Muovi e scegliamo questa nuova opzione che è Muovi attorno a un punto. Adesso basta cliccare il triangolo per scegliere il punto che è il baricentro e andiamo a muovere con il mouse il triangolo e vediamo che quando un triangolo ruota intorno al suo baricentro, praticamente i suoi tre vertici costituiscono delle circonferenze che hanno un uguale centro, cioè sono praticamente descritte dallo stesso centro e poi hanno questa caratteristica di questa distanza. Non so se dal punto di vista matematico, geometrico possa avere un valore perché io sono solo un informatico a cui è stato chiesto di fare un corso di GeoGebra, non sono un matematico, però mi è parsa carina questa cosa che dopo aver costruito con le mediane di un triangolo, cioè le rette che partono dal punto medio di un lato verso il vertice opposto, aver individuato il baricentro, aver ruotato il triangolo
intorno al suo baricentro, consentendo ai vertici di lasciare le tracce, questo era l'effetto cromatico, cioè tre circonferenze concentriche. Se vi è piaciuto questo video, guardate gli altri video della stessa playlist. Grazie per aver visto questo video e al prossimo video di Logistics ed Analytics Italia.